Guardate cosa mi hanno appena regalato. Il DJI Osmo Mobile 4. Fantastico. Adesso lo apriamo subito perché non sto più nella pelle. Quindi passiamo subito con l'unboxing. Taglierino. Non ci crederete. Era da tanto che lo volevo. La mia famiglia per il compleanno mi ha fatto questo bel regalo. Ve lo giro da questa parte così potete vederlo bene. Ma è davvero bellissimo. Sono un po' emozionato a vederlo. Questo è il regalo per il mio compleanno. Un po' prima, perché in realtà il mio compleanno è fra qualche giorno. Allora, passiamo subito al pezzo forte. Molto piccolo, pensavo fosse più grande. Ok, non so nemmeno come si apre. Davvero, davvero ottimo, bello. Ok, quindi questo lo mettiamo qua e vi mostro cosa c'è nella scatola. Allora, qui abbiamo il suo gancio, che questo va attaccato al cellulare, lo prendo subito. Ok, come potete vedere questo va attaccato qui al cellulare. Questo sarà il magnete, che è la novità del nuovo OM4 della DJI, che adesso si chiama così, non viene chiamato più Osmo Mobile ma viene chiamato OM. Allora, questo lo lascio già attaccato qui così ce l'abbiamo pronto per dopo. Vi mostro l'altro contenuto. Qui c'è una gommina in silicone, poi abbiamo il suo cavetto di ricarica. Qui non c'è altro. Perfetto, togliamo anche questa. Questo è il suo treppiedi, davvero molto comodo. Qui c'è la vite che serve per l'attacco fotografico e comunque per attaccarlo anche al suo treppiede. Vediamo se ci riesco. Ok, facciamo subito così. Davvero bello. Ok, passiamo all'altro pacchetto. Ve lo giro da questa parte così potete vederlo bene. Ok, quindi abbiamo un laccetto. Questo servirà per attaccare l'altro magnete, che in pratica va attaccato anch'esso sul telefono. Aspetta che stacchiamo questo. E questo serve per prendere bene le misure per attaccare quest'altro di qua. Faccio un unboxing veloce e poi la recensione vera e propria poi la faremo dopo, quando magari capisco un po' le caratteristiche, come funziona bene l'OM. Ok, questo come vedete va attaccato qui, e l'altro magnete che poi serve per collegarlo a lui. Guardate che forza che ha questa calamita. Quindi questo va attaccato qui e questo, in base alle misure del telefono, va messo poi centrato per bene, perché la cosa che raccomandano e che vi raccomando è di centrare per bene sia questo accessorio qui, che va messo direttamente sul telefono, che quest'altro qui, che va, diciamo, attaccato, perché c'è una banda adesiva qua dietro. Ok, quindi questo lo mettiamo da parte, anche questo, e vediamo cos'altro hanno messo dentro. Qui abbiamo degli altri adesivi che servono per attaccare quest'altro. Qui ci sono i soliti manuali, quelli non mancano mai. Ok, li mettiamo da parte, buttiamo tutto via, non ci interessano. E qui abbiamo un sacchetto che servirà sicuramente per portare dentro lo Osmo Mobile. Guardate che bellino, davvero bello. Ok, questo lo mettiamo qui. Questo li spostiamo, quest'altro pacchetto lo togliamo. Perfetto. Andiamo a vedere un po' adesso come funziona la prima configurazione dell'Osmo Mobile 4. Quindi passiamo subito con la registrazione dello schermo, così ve lo mostro direttamente da qua perché è la prima volta anche per me. Ok, partiamo con la registrazione. Andiamo ad aprire la nostra DJI Mimo. Questa è la prima volta che comunque io faccio l'ingresso, quindi è una cosa nuova anche per me. Allora, il programma DJI, il miglioramento dei prodotti, ok, accetto. Consenti quando utilizzi l'app, DJI mi vuole invertire le notifiche, qui gli diamo tutti i consensi, quindi ok.
Ok, perfetto. Adesso dovremmo andare a vedere di attivare il Bluetooth, quindi passiamo nel Bluetooth del telefono. Ok, Bluetooth attivato, quindi torniamo sull'app DJI Mimo. Perfetto, qui adesso ci dice di accettare, quindi andiamo, ottieni informazione sul dispositivo DJI, quindi avanti, quindi accedi. Quindi andiamo a fare adesso il nostro account DJI, quindi accedi, adesso farò la mia registrazione e poi saremo dentro all'applicazione. Ok, quindi password è inserita ed email inserita, quindi vi chiederà di fare la registrazione con il vostro account, se avete un account DJI, oppure andate a creare un vostro account. Quindi attiva, attivazione in corso. Ok, qui dice di andare a fare la DJI Care Refresh, quindi io posso dire direttamente ignora, perché qui non farò la DJI Care, quindi ignora. Ok, quindi qui adesso ci dice che vogliono fare un piccolo questionario. Passiamo, saltiamo la parte del questionario. Ok, qui come si può vedere bene nello schermo, ci fa vedere come fissare il nostro accessorio, quello con la calamita, per poi fissarlo al nostro DJI Osmo Mobile. Quindi andiamo avanti. Vi ricordo che queste cose poi le andiamo ad approfondire dopo. Qui diamo una visione, diciamo, proprio velocissima, giusto per capire un po' com'è la prima configurazione, perché è la prima volta che la faccio anch'io, quindi la andiamo a fare assieme. Ok, qui in quest'altra pagina ci spiega come andare a fare gli scatti. Qui poi abbiamo il pulsante mode che servirà per premendolo una volta per verificare il livello della batteria, e tenendolo premuto per accendere il dispositivo e per spegnerlo, ovviamente. Ok, qui ci sono delle altre spiegazioni. Quella levetta servirà per lo zoom. Poi queste cose le andremo a vedere per bene dopo. Vediamo di completare la nostra prima attivazione. Quindi clicco su finito. Qui dice connettere il dispositivo. Quindi accendiamo il nostro DJI. Perfetto. Come potete vedere, siamo andati nell'applicazione con la vista telecamera e subito ci dice di fare un aggiornamento. Quindi ci dice nuovo firmware disponibile, ritornare alla pagina iniziale per eseguire l'aggiornamento. Quindi andiamo sulla casetta, sul simbolo casetta su in alto, e qui sopra in alto ci dice DJI Osmo 4, c'è una versione disponibile, la versione 01.00.06.10. Quindi vado a cliccare, adesso aspettiamo che finisce l'aggiornamento. Aggiornamento appena terminato, lui si sta riavviando, quindi adesso vediamo un po' cosa succede. Qui clicco su finito, esatto, ci riporta di nuovo nella vista telefono e ci dice, fra l'altro è spuntata una dicitura dove lui si accorge che non è attaccato il telefono all'Osmo Mobile. Quindi attacchiamolo subito per capire un po' come si comporta, e poi per questo video è davvero tutto. Ok, quindi come potete vedere abbiamo appena fatto la nostra prima attivazione, e per questo video è davvero tutto. Abbiamo visto questo fantastico prodotto e non potevo non portarvelo subito sul canale. Appena ho aperto il pacco di Amazon sono rimasto così sorpreso, quindi sono corso subito da voi per portarvi questo bellissimo prodotto sul canale. E niente ragazzi, per questo video è davvero tutto, ci vediamo nei prossimi video, quindi mi raccomando attivate la campanellina e registratevi al canale, così da non perdervi poi i prossimi video che usciranno, dove andremo a vedere le funzioni di questo bellissimo Osmo Mobile. Ok, ciao ragazzi, ciao a tutti, una buona serata, ciao!